Gesù e Padre Pio erano un tutt'uno, ma fra Gesù e Padre Pio c'è Maria, c'è la nostra mamma celeste. E Padre Pio amava di un amore indicibile, filiale, Maria, così come amava la sua mamma. Ma Maria per Padre Pio non è stata solo, come dire, l'oggetto di un amore di devozione. Lui veramente la sentiva come mamma e la sentiva come madre di Dio, come madre della Chiesa. Ma l'amore di Padre Pio si capisce, l'amore di Padre Pio per la Madonna si capisce se noi riflettiamo e se noi non, come dire, distacchiamo Maria dalla economia della salvezza, dal mistero di redenzione che il Signore ci ha donato, che il Signore ha vissuto per noi. L'amore di Padre Pio per Maria è certamente un amore di devozione, ma è soprattutto anche un amore teologico. Che cosa voglio dire? Che Padre Pio si è innamorato di questa donna scelta tra le donne, come dice San Paolo, perché ha saputo donare tutta la sua vita al progetto di Dio. Per il ruolo di Maria nella storia della salvezza, per il suo essere stata madre del Signore, il suo essere madre della Chiesa, madre dei cristiani, ma è anche madre di ogni uomo e di ogni donna. Maria è madre di tutti i figli di Dio, anche di quelli che non riconoscono il Figlio come Gesù Cristo, come Messia, di quelli che non si riconoscono cristiani. E questo è bello, questo è stupendo, perché Maria veramente è la madre di tutti. E quante conversioni sono avvenute per Maria, non solo di cristiani che hanno cambiato vita, ma di persone lontane dalla Chiesa, di persone di altre fedi o di altre religioni che grazie a Maria si sono convertite a Gesù Cristo, si sono convertite alla Chiesa e alla vita vissuta del Vangelo. Padre Guglielmo Alimonti più volte, nel suo libro, ci racconta di questo amore di Padre Pio verso la Madonna. E a un certo punto ricorda, dice, un giorno lo pregai di scrivermi un pensiero sull'immaginetta della Madonna da conservare come prezioso ricordo personale. Mi mostrò le mani gonfie, Padre Pio, chiaramente. Mi mostrò ancora le dita livide. E quindi per Padre Pio non era possibile scrivere nessun pensiero. Io mi scusai e non ci pensai più, ricorda Padre Guglielmo Alimonti. Trascorsero molti giorni ed ecco che un pomeriggio, mentre eravamo seduti attorno a lui sulla veranda, Padre Pio mandò Padre Alessio nella sua stanza. Quando Padre Alessio tornò con una immaginetta della Madonna tra le mani, il padre, ricorda Padre Guglielmo Alimonti, vergò per me lentamente dietro l'immaginetta queste parole: Maria ti guidi col suo materno sorriso. Ed è appunto anche l'augurio che oggi noi vogliamo prendere, tra virgolette, rubare da Padre Guglielmo Alimonti e farci a noi stessi. Maria ci guidi con il suo sorriso, e il suo sorriso è fede, è speranza ed è carità. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!